Entro il 2015 Napoli si appresta a diventare una città molto più vivibile, con soluzioni intelligenti dedicate alla mobilità e all'ottimizzazione degli spazi urbani. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, il sindaco Luigi De Magistris ed il vice sindaco Tommaso Sodano hanno presentato le 4 idee progettuali approvate dal MIUR con il bando Smart Cities and Communities and Social Innovation per sviluppare tecnologie innovative nel settore dell'informazione e della sostenibilità, insieme a progetti di innovazione sociale promossi da giovani con meno di 30 anni. Due idee progettuali che sono state inserite nell'elenco del bando per le regioni del centro-sud e che riguardano appunto uno l'info mobility all'interno della città di Napoli, e il progetto che ha questo nome Orchestra, che dà tutte le informazioni a chi arriva in città dal punto di vista del turistico e culturale. C'è un altro grande bel progetto fatto all'Arin, l'azienda pubblica del servizi idrici del Comune di Napoli, che sostanzialmente riguarda la possibilità di avere un controllo sulle linee, sulle reti idriche dell'Arin. E poi ci sono due progetti che riguardano la possibilità di avere in città a Napoli sia delle postazioni per le biciclette elettriche assistite, e in futuro si prevede anche la possibilità che si possano caricare con pannelli fotovoltaici, lo stesso per il car sharing, quindi per le auto. Sono progetti molto importanti appunto sulla cultura, sul turismo, sulla mobilità sostenibile, sulle bike sharing, insomma è straordinario tutto questo, perché è una città strategica, un progetto che guarda al presente e al futuro, che rafforza la qualità della vita e rende la città più vivibile e quindi anche più sicura, e soprattutto sono progetti che si realizzeranno in tempi brevi, perché sono fondi appunto che devono essere rendicontati entro il 2015, quindi significa che nel giro di un anno e mezzo circa, 2 anni massimo, devono completare tutti i progetti e quindi saranno attuati concretamente in città.